Eccoci qua, alle 8 si comincia, Bobo Gol gioca a calcetto, vediamo in che condizioni sei Bobo, però laggiù c'è uno che è messo peggio di te, si chiama, questo è in condizioni pietosi. Allora, ho mandato le scarpe che sono dell'arbitro. Sì. Fai ridere Bomba, che condizioni sei? Bomba, palla sempre al numero 9. Bomba, sei pronto? Leone, sono pronto. Ascolta, siccome tu c'hai un quarto d'ora di autonomia, quando sei stanco la palla dai a me, ok? Bomba, io posso giocare anche 5 giorni di fila, sai perché? Perché gioco un tocco io, capito? Tranquillo! Angelo Carbone, Mauro Tavola del Milan, eccoli qua. Sto organizzando la trasferta. Ah, ok. Non ci sono io, devo lavorare. Devi lavorare. Non ho il permesso. Ma lavorato, Bobo, vuoi lavorare adesso? La nostra tattica è molto facile, palla sempre al 32, basta. Girati, che numero hai? XXL, XXL. So perché gioco a calcetto se mi fa schifo, non ho ancora capito. Qui c'è l'architetto, ne combina di tutti i colori. Là c'è un altro pizzaiolo, grasso come maiale. Qui sono i due portieri, non ne parlano una. Va bene così ragazzi. Aldino. Aldino gioca all'Inzaghi, sempre fuori gioco, fai schifo. Però faccio gol. All'Inzaghi. Guarda che sto da 65 anni, guarda che condizioni è. Non c'ho un filo di gara. 65 anni. Fai 70. Sei nuovo, non so chi sei, però la palla dalla sempre a me. Stai tranquillo, sempre a me è in banca. Carbone, anche tu. Non ci credere. Non ci credere. Angelo, Angelo, se non ti guardo non vuol dire che non te la do, eh. Attenzione. Mi raccomando, se non ti guardo non vuol dire che non te la do. Sempre sugli attenti, capito? Io posso guardare di là e te la do a te di lì. Pastina, c'hai guanti? Grande. Aldo, svegliati Aldo. Mauro ti fa giocare. Mauro Tavola, numero uno del Milan. No, cioè una volta che deve lavorare. Sono pronto per dare spettacolo. Farò circa 7-8 gol, una bella sudatina di un'ora, poi vado a mangiare giapponese. Oh, c'è Zenoni. Zenoni c'è, zio porco. Oggi è dura. Ho giocato a calcio con la squadra gialla. Aldo, Sidorf, Bomba, Carbone, inguardabili. Ho cambiato squadra, ho fatto 7 gol, ho vinto la partita da solo. Ho detto che Clarence è un buon giocatore. Carbone è un buon giocatore, anche Bomba, sono dei buoni giocatori. Non sono al mio livello. Sidorf vuole giocare contro di me, ma non può vincere. Ma è una partita persa. È solo muscoli. Guarda, guarda com'è grosso. C'ho 49 anni. È meglio che non parlo. Avevo il 10% di Sidorf, dormivo sulla luna io. Invece dormo a casa mia. Lui è il professore, c'è la sua poltrona. Lui deve con la sua sedia da casa. Con la sua sedia. 10% di Sidorf. Se avevo il 10% di Sidorf, avevo la macchina con 3 ruote. Capito? Però non ce l'avevo. C'ho la macchina a 4 ruote. Sidorf ha detto che quando perdo è colpa degli altri e quando vinco è colpa mia. E sono d'accordo. Sono d'accordo con lui. Guarda Aldo. Aldo ha toccato in un'ora 0 palle. 2 gol. Mi sa che il pappagallo sono io. Grande Pino, Pino di Corso Garibaldi, il re di Garibaldi. Oggi voto 10, impeccabile, forza della natura, tecnicamente incredibile, non ho sbagliato niente, chi ha perso è sempre il solito. Non ha paura. Il Bombo vuole dire qualcosa? Posso? Sempre tutte le volte giocare da solo. Cantare e portare la croce. Posso? Non posso. L'altra squadra me la davano di prima e gol. Ora vado a dormire perché sono spaccato in due, sono spacolato, male alle ginocchia, male alla caviglia. C'è un cane orribile e niente, vado a dormire. Ciao famiglia Gazza. Ciao Bombo. Buonanotte, ciao Renzo. Buonanotte, un Gazza.